Carissimi amici del cinema di Vestone, ben trovati e bentornati a questa serie di appuntamenti social, on demand, in streaming, come possiamo chiamarli, che permettono in qualche maniera un dialogo tra chi il cinema lo proietta e chi il cinema invece se lo gusta sul grande schermo, chiuso chiaramente in questi giorni di quarantena, e quindi cerchiamo di riadattarlo in qualche maniera quanto si può, insomma, al piccolo schermo, per cui alla televisione oppure alle piattaforme gratuite di streaming. Oggi vi parlo, come potete vedere, da questa home. Di un film del 2016 che si chiama Captain Fantastic, è un film che è stato presentato in anteprima, scusate, internazionale al Sundance Film Festival, e poi trovò anche un'ottima risonanza al Festival di Cannes, dove venne messo in una sezione collaterale che si chiama Uncertain Regard. Vinse anche il premio alla miglior regia di quell'edizione, se non sbaglio, quindi ha iniziato appunto dal Sundance una serie di consensi, serie di critiche e di pubblico che l'hanno portato poi a diventare un vero e proprio piccolo caso. Dunque, lo trovate sulla piattaforma RaiPlay, come potete vedere. Ecco qua, attenzione, perché rimane disponibile per 9 giorni oggi, quando sto facendo questo video. Quando lo vedrete non lo so, per cui attenti a non farvelo, così, a non perderlo, perché appunto c'è il rischio che tra qualche giorno venga eliminato dalla piattaforma e non possiate più vederlo. Vi faccio vedere intanto qualche immagine mentre andiamo a commentarlo. Questo è un film che ha come per protagonista Viggo Mortensen, che è un attore che ha fatto delle cose veramente molto interessanti nella sua carriera. Ha iniziato facendo, diciamo così, il botto, l'exploit con la partecipazione al Signore degli Anelli, e poi dopo poco alla volta si è un po' caratterizzato per essere un attore alla ricerca sempre di progetti più interessanti, più indipendenti, più ricercati, come ad esempio questo. Si parla di una famiglia, finalmente. Perché dico finalmente? Perché spesso e volentieri il cinema per famiglie, che è un po' il cinema che va per la maggiore durante la stagione cinematografica, non racconta le famiglie. Cioè, ci sono tanti film che vengono realizzati con target familiari, per cui adatti sia a bambini che ad adulti, ma pochi film per famiglie che parlano della famiglia. Questo invece è uno di quelli. È una famiglia decisamente atipica. C'è questo Viggo Mortensen che è un papà a capo di questo gruppo di ragazzi un po' eccentrico, che permette loro di fare una vita veramente al di fuori della connessione con il mondo vero e proprio. Cioè, si crea una sorta di società utopica che lui continua a sostenere ed autoalimentare attraverso appunto le lezioni che impartisce ai suoi ragazzi. Ora, chiaramente, prima o poi ci sarà uno scontro, perché a un certo punto, per una serie di motivi che non sto qua a raccontarvi, questo gruppo familiare dovrà scontrarsi, dovrà entrare in contatto invece con il mondo che conosciamo tutti quanti noi, il mondo che ci circonda, e lì succederà un po' il qui pro quo, cioè il pasticcio, l'intoppo, perché i ragazzi di questa famiglia troveranno, diciamo così, un mondo che non conoscevano, un mondo diverso nel quale scontrarsi, accoglierlo, rendersi partecipe, allontanarsi, insomma, iniziano a cedere un pochettino i legami familiari veri e propri, vengono fuori le singole personalità dei singoli personaggi e, insomma, il gruppo, il nucleo avrà un po' di problemi. Ora, il tutto è girato in maniera molto semplice, molto accogliente, molto calda. È un film che va benissimo per i ragazzi un po' grandicelli, attenzione, non propriamente i bambini, ma diciamo che appunto dalla fine delle medie, inizio delle superiori in su, si può tranquillamente vedere questo lavoro. Ed è un film ricco anche, come potete vedere da queste immagini che sono il trailer, di colori, di musica, di ritmo. È un film molto dinamico e davvero eccentrico. Ci sono delle maschere, ci sono delle figure assurde che però spero e sono sicuro anche troveranno un pochettino il vostro gradimento. Quindi Captain Fantastic, Rai Play, lo trovate per altri 9 giorni a partire da oggi. Non so quando guarderete voi il video, quindi mi raccomando, non fatevelo sfuggire. E noi invece ci vediamo con una prossima pillola nelle prossime giorni, le prossime settimane, anche perché qua finché riapriranno il cinema dovremo tenere duro in questa maniera, quindi ci teniamo e sicuramente non vi abbandoneremo. Ciao, spero che state bene e alla prossima.